Thank you for your patience. We'll start taking questions now. Okay, guys, we're now out. È la finale, due squadre per un trofeo, ma solo una potrà festeggiare con i propri tifosi al termine del match. Vedremo chi. È tutto pronto davvero qui allo Spartak Stadium. Con voi come sempre Pierluigi Pardo e Lelia Dani, pronti ad accompagnarvi nella meravigliosa strada che attraversa l'ultimo atto dell'Europa League. Per entrambe le squadre è la partita più importante della stagione, è una finale da vincere. Sarà una gara spettacolare, almeno penso questo. Può prendere la mira. 1-0 dunque in questa finale di UEFA Europa League. E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. Non impeccabile il portiere in questa occasione. Si è fatto infilare lì sul suo palo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Alla lunga per il compagno. Ottima la copertura. Siamo all'epilogo di questa UEFA Europa League, competizione che parte spesso in sordina, che poi acquista sempre maggiore interesse con il passare dei turni. Vedremo chi avrà più energie per portarsi a casa la Coppa. Difficile fare un... Il portiere in presa sicura. Si avvicina all'area. Attenzione, tutto solo. La respinta, ma il pallone è ancora lì. Grande parata in tuffo. Fabian. Emre Can. Ribalta il fronte dell'azione. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Può avanzare sulla corsia. Ha spazio per andare. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Attenzione perché è pericoloso. Sventa un'azione davvero pericolosa. Anticipato troppo qui e dunque fuori gioco. Sbaglia la misura, perdono palla in una zona pericolosa. Il portiere chiude la porta e disinnesca questa conclusione. Stava già per risultare e non sarebbe stata la prima volta oggi. Battuto troppo sotto, senza problemi per il portiere. Recupera bene qui il pallone.
Orsolini. Girano palla senza fretta. Occasione d'oro. Guarda che finisce comoda tra le braccia del portiere. Da sottolineare, questo è un errore da matita rossa, da lì doveva metterla dentro. Palla che esce, sarà fallo laterale. Johnson. Grande recupero. E questa è la reazione del pubblico evidente alla mancata concessione del penalty di poco fa. Occhio al traversone. Può segnare da lì e c'è il gol, raddoppiano il vantaggio e adesso ovviamente potranno gestire, anche se è presto per giocare col cronometro. Conclusione che non ha lasciato scampo al portiere. Determinante la deviazione del palo, che ha permesso al pallone di entrare. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Intuisce le intenzioni e ferma il passaggio. Ecco Idrissi. Taglia verso l'interno. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Possibilità di contropiede. L'arbitro non interrompe, c'è norma del vantaggio. Può far male da lì. Interviene e spazza via. Primo tempo di questa finale di UEFA Europa League. Finale di Europa League che è ripartita. Palla vagante adesso. Supera facilmente il difensore. Dice di no con una super parata. Occhio al tocco in mezzo. Buono qui il lavoro difensivo, con la girata di testa infatti che è uscita di molto. Tentativo apprezzabile, ma non poteva fare molto di più in quelle condizioni. Il tecnico può essere contento della prestazione odierna della propria squadra, Pier. Non stanno sbagliando un colpo, hanno sfruttato al meglio le tante occasioni create. Il risultato conferma che c'è stata una sola squadra in campo finora. Ben posizionato qui, recupera il pallone. Bonifazzi. Fanno possesso palla nella propria metà campo, possono permettersi di rallentare. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Attenzione, tutto solo. Ha angolato un po' troppo, palla che non è finita distante dallo specchio. Palla persa. La gioca profonda. Siviglia che prova a rendersi pericoloso. C'è spazio per il traversone. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Conclusione di testa da dimenticare, pallone che è terminato abbondantemente sul fondo. L'ha colpita Pier decisamente male. Se l'avesse presa con la fronte piena probabilmente i risultati sarebbero stati ben diversi. Johnson. Non può sbagliare. Eccone un altro e adesso sembra davvero notte fonda per gli avversari.
Il replay ci permette di apprezzare meglio l'azione del gol. Non ha sprecato da pochi passi. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Fabian. Ecco Emre Can. C'è lo scarico su Suso. Nessun problema con l'uscita del portiere. Johnson. Vediamo cosa fa ora. Prova la botta. Pallone in gioco, attenzione. C'è spazio a disposizione per il Siviglia, qui lateralmente. Riconquistano bene il pallone qui. Suso, pallone scodellato, la mette giù ma non è facile. I tifosi festeggiano già sugli spalti questa vittoria, risultato che difficilmente cambierà negli ultimi 5 minuti. Ha spazio lungo la corsia. Può metterla in mezzo. Uscita coraggiosa del portiere che fa su il pallone. Fabian. Ecco Emre Can. Hanno metri a disposizione. Posizione ideale. Cerca il traversone. Interviene e libera. Abbiamo assistito a una grandissima partita, Lele, che ha portato questo gruppo sul trono della UEFA Europa League. È una grande finale, Pier. Non potevamo chiedere di meglio. Entrambe le squadre hanno dato il massimo sul campo. Poi, si sa, solo uno può festeggiare uno dei trofei più desiderati della stagione. È una giornata storica per il club. Sarà impossibile dimenticare questa partita. Verissimo. È una partita leggendaria, direi. Unica. E ora non resta che dare il via ai festeggiamenti meritati. Arriva il momento più atteso, Lele, arriva la festa, arriva la coppa. Vincere la UEFA Europa League non è una cosa che succede tutti i giorni, Pierre. In tanti pagherebbero per essere al loro posto ora. Questo è un successo che sono sicuro non scorderanno mai. L'Europa League è lunga, è difficile, ha tanti insidi da superare e loro hanno dimostrato di essere una squadra speciale dall'inizio alla fine. Capitano che alza al cielo il trofeo e può cominciare la grande festa strameritata. Giocatori che possono godersi i festeggiamenti con i propri tifosi, avevano questo obiettivo, questa coppa nella testa fin dalla prima partita e sono riusciti, Lele, a portarla a casa. Stadio in festa, il pubblico sugli spalti è letteralmente impazzito per questa vittoria, Pierre. Tutta la tensione del prepartita è stata spazzata via dal fischio d'inizio e poi la cavalcata fino alla coppa. Giocatori che si radunano, è il momento della foto ricordo, della conclusione migliore di una stagione pazzesca. Era il loro obiettivo, non hanno mai smesso di crederci e ora possono godersi la vittoria della UEFA Europa League.